Ciao e benvenuti a un nuovo video e nonostante non sia proprio nelle condizioni ottimali, nel senso che post Cartoomix mi sono preso un bel raffreddamento, probabilmente si sente dalla voce, ma fa nulla, andiamo a vedere un attimino cosa ho comprato, quasi tutto in realtà, in Cartoomix. E mi ha regalato giusto una cosa, ve la faccio vedere dopo. Quindi, iniziamo con la cosa forse meno personalizzata di tutti questi acquisti del Cartoomix, ovvero un numero di Dragonero, un numero speciale in realtà, Dragonero, gli eroi numero 1 di Enoch Vietti e Gaston. È una serie di libri speciali, ognuno dedicato ai protagonisti della saga di Dragonero. In questo primo volume troviamo una storia dedicata a Jan e nel prossimo, che in realtà è già uscito perché escono praticamente insieme e dovrebbero essere grosso modo disponibili in questi giorni, non mi ricordo il giorno preciso, dicevo, l'altro è dedicato a Gmor, il compagno orco appunto del nostro Jan Dragonero. È un volume Bonelli, ovviamente, costa 18 euro, cartonato di grande formato, all'interno presenta tavole in bianco e nero e speciale per questo video acquisti vi faccio vedere anche qualche tavola, quindi potete apprezzare già da qua il grande formato, come vedete copertina piacevole, sul retro abbiamo una scena della storia a colori e all'interno invece le tavole sono in bianco e nero, sono realizzate graficamente da Francesco Gaston e che ha un tratto molto particolare, devo dire, che ho gradito, strano devo dire, un bianco e nero con grigi digitali, direi così a occhio, però mi piace, ammetto che nel complesso l'ho trovato molto gradevole. La storia occupa gran parte del volume, sono 64 pagine e poi abbiamo un po' di extra con i personaggi che troviamo all'interno. Nel complesso un bel volumetto che vi consiglio di recuperare se amate Dragonero, anche se non è esattamente fondamentale. Poi, ancora non particolarmente personalizzato, ho acquistato il terzo omnibus di Invincible e il quarto omnibus di Invincible e il quinto omnibus di Invincible. Così, per un po', spero, non mi verrete a chiedere «Ehi, ma non li continui più gli omnibus di Invincible? Perché ne hai solo due lì dietro, ma non li continui?» Sì, li continuo con calma. In realtà, in fiera c'era una bella proposta commerciale per acquistarne tre, quindi ne ho approfittato e almeno ne ho un po' di più. Poi vabbè, devo ancora acquistare il 6 e credo sia in uscita il settimo a brevissimo, tipo settimana prossima. Però, ora, graficamente immagino lo conosciate, Invincible, tavole molto molto belle del nostro Ryan Otley. Sono contento di aver recuperato anche queste in formato omnibus, poi pian pianino arriverò a concludere la serie. Vi ricordo che in totale sono 9 numeri. Quindi sono più o meno a metà. E niente, arriveremo al punto di recuperarle tutte con calma, senza troppa fretta, tanto non è che ci corre dietro nessuno, alla fine le storie le ho già lette a suo tempo, quando venivano pubblicate in brossurato, per cui va benissimo così, però sempre molto figo. Poi passerei a un volume che mi è stato regalato, che è anche l'unico in realtà questa volta, ed è Senpai, dove cazzo vai? Di Merda Editore. Ora, magari non li conoscete, e io li conoscevo pochi, e anche colpevolmente mi ero dimenticato di ricontattarli quando mi avevano cercato su Instagram. Però, devo dire che dopo che mi è stata raccontata la storia di questo fumetto, e mi è stato presentato un po' il progetto, ho voluto assolutamente leggerlo. E infatti dovrebbero mandarmi anche il primo volume. Questo infatti è Senpai dove cazzo vai, che è il sequel, mentre la parte precedente è Senpai che cazzo fai, disponibile sia in 4 volumi singoli che in 4 volumi in bianco e nero che in un integrale totale, globale, completo. Tra l'altro insieme al volume mi hanno regalato anche due simpatiche cartoline, come manga vuol dire sesso, con questo freezer scarafaggio su una navetta cacca, e questa che è molto simpatica. E tra l'altro sono stampate su carta fotografica ed è molto molto figo, devo dire, bellino, mi è piaciuto molto. Ora, tra l'altro mi è stato ovviamente dedicata anche questo sketch da parte degli autori Gianfranco Geria e Riccardo Ciancone, e per farvi vedere qualche tavola, beh, è così. Devo dire che ha un'aria molto manga a colori, è simpatico e totalmente fuori di testa nei temi e nello svolgimento. Non vedo l'ora di leggerlo, però purtroppo aspetterò che mi mandino il primo per poterlo leggere, perché sennò non so esattamente cosa è successo nella storia precedente, però sono molto molto curioso e vi consiglio di recuperarlo assolutamente. Hanno avuto un gran successo tra l'altro in fiera, hanno fatto il tutto esaurito già sabato e niente, non fatevelo sfuggire, le autoproduzioni ogni tanto vanno seguite, anche se spesso non ci riesco.
Poi vi farei vedere una sketch che mi è stato fatto dal buon Palzone, il disegnatore di Distorted, di cui però il fumetto non avevo perché mi era stato mandato da Salla per qualche mese fa, e quindi gentilmente mi ha fatto uno sketch direttamente su carta, e lo faccio vedere un po' meglio anche qua, potere pelato. Ovviamente sono un sacco felice, l'ho anche già appeso in realtà qui in studio. Evviva! Poi, tornando a Salda Press, ho acquistato Luce e Cosmo, un fumetto di Isaac Friedl e Yi Yang. Questo l'avevo già letto in parte, in versione digitale, mi è stato mandato, ma visto che c'era anche l'autrice presente in fiera, l'ho acquistato e anche qui mi sono fatto fare uno sketchino dalla disegnatrice. L'ho anche letto di recente, tipo questa mattina, molto molto carino, devo dire piacevole, dal tratto grafico molto 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 particolare, interessante, devo dire un bel progetto. Dovrebbe essere un volume singolo, nonostante sul finale ci sia comunque una possibilità di eventuali sequel. Carino, carino, vi consiglio anche questo di dargli un'occhiata se vi capita, molto molto bellino. Poi abbiamo ancora Penelope, qui nella sua versione Variant, con cover di Sio. Gli autori sono Dado e Savoland, anche loro erano presenti in fiera e quindi me lo sono fatto firmare anche questo con sketch e anche qui inevitabilmente potere pelato. Devo dire molto molto gradevole anche questo, visivamente mi piace molto. È una storia parecchio young adult in generale, però carina, parla di questa ragazza che vede i mostri, pensa di essere matta, ma beh, diciamo che andando avanti scoprirà di non essere matta lei, ma che forse qualcosa di più oscuro si nasconde nelle ombre. Gran bel fumetto, comunque anche qua vale la pena recuperarselo. Se vi piace lo stile grafico e le storie comunque dall'ambientazione abbastanza young adult come tema, beh, ci sta, carino, mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto molto, anche se, ad essere sincero, forse preferivo la versione regular come cover, però fa niente. Poi ho acquistato il quarto volume di Volt, visto che c'era The Sparker in fiera. In realtà l'avrei acquistato comunque, ma ne ho approfittato anche qua per farmi fare uno sketchettino dall'autore. Abbiamo qui il nostro Volt, che dice potere pelato. Vabbè, Volt lo conoscete, ho fatto anche un video sul canale qualche tempo fa sul primo volume. Tra l'altro credo che dal prossimo dovrebbero esserci le storie inedite e sinceramente anche qua molto molto piacevole, recuperatevelo nel caso, niente di particolare d'altro da segnalare su Volt, ma sempre interessante. E concludiamo con qualcosa di un po' più particolare, perché ho acquistato Livania di Tatai Lab. Perché ho acquistato Livania di Tatai Lab senza saperne praticamente nulla? Perché il disegnatore Alessandro Costa era un mio compagno del liceo, l'ho rincontrato anche qua dopo Lucca e quindi ne ho approfittato anche ovviamente per farmi fare uno sketch anche da lui, potere pelato. Lui è Alessandro Costa, i testi sono di Francesco Vacca. Non so moltissimo del fumetto, anche se devo dire che graficamente mi piace molto per questo stile molto da sketch, con un sacco di dettagli molto molto interessanti. Non ho idea esattamente di cosa tratti la storia in sé, però sembra piuttosto piacevole da leggere. Vediamo un po', vi faccio magari sapere qualcosa. C'è un'ampia sezione di studi sui personaggi all'interno del volume. È un cartonatore al prezzo di 15 euro. Non male, devo dire, nel complesso. Sono contento di aver acquistato anche questo. E niente, direi che con questo abbiamo concluso con gli acquisti del Cartoomix. Ora, seguirà il video vlog del Cartoomix per vedere un po' cosa è successo durante la fiera, quindi non perdo tempo a dirvi cose qua. E come sempre vi ringrazio di aver seguito il video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo video. Ovviamente lasciatemi un commento se siete stati a Cartoomix, se avete comprato delle cose, fatemi sapere voi cosa avete fatto, cosa vi siete fatti firmare, se siete riusciti ad esempio a farvi firmare qualcosa da Ramos o da Calcare andando ore in fila. Io personalmente non ci ho nemmeno provato. Come sempre vi ricordo che ho un gruppo Telegram per i fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, una pagina su Instagram, un canale su Twitch dove faccio live tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18 e la domenica alle 21, un secondo canale YouTube in cui ricarico le live, Cantina Pelata. In ogni caso noi ci vediamo al prossimo video e potere pelato! Poi, ancora non particolarmente cover di Sio. Ne ho approfittato. Sto morendo. Livania di Tatai Labs. Livania di Tatai Lab.